Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, ciao Francesco, ciao. Ciao. Adesso ho capito che era Ugo Ruffolo, è bravo sì. L'avvocato, su Rai 3 ha messo sì. Persa perché di solito vedo, però è bravo l'avvocato, di solito, non so adesso in questa frangente qua, non si capiva. Comunque mi sembra a me che se lava come al solito i panni dentro Masteon suo, insomma, secondo pronto? Me. Pronto? Pronto? Francesco? Pronto? Pronto? Niente, deve esserci un problema qua con i telefoni, d'altronde finché non abbiamo una nuova sede. No, vedete, la cosa è appunto che avete ascoltato, mi dispiace qua perché probabilmente c'è qualcosa che non quadra in regia. Allora, questo documento lo trovate anche in internet e vedete anche il video, così vi rendete conto anche della discussione, lo trovate sul sito bispensiero.it, www.bispensiero.it. E questo sito sta curando anche delle interviste ad autori americani che hanno approfondito il discorso della pedofilia in ambito cattolico e della Chiesa cattolica. Perciò vi consiglio sempre di seguire questo sito, anche perché è stato quello che ha provocato lo scandalo in Italia, in quanto ha sottotitolato il famoso documentario della BBC sui preti pedofili. Sì, pronto? 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 Francesco? Pronto? Francesco? Pronto? Pronto? No, cosa c'è qualcosa che no. Pronto? Non sento. Pronto? C'è qualcosa che non fa. Mi senti adesso? Ti sento, sì? Sì, sì, adesso. No, ok. Bene. Bene. Niente, dicevo prima, no, che mi sembra un masteon che se devo lavare una torta, c'è una roba in casa, insomma, che se sto avvocato da suo area chiesa, che mi sembrava un film de Sica degli anni 50, cioè, però che Ruffo a trasmissione sta bene, perché c'è Ugo Ruffo dell'avvocato. No, ma vedi, quello che è impressionante è proprio l'atteggiamento, sì, sai, di solito i sacerdoti sono pronti a balzare su qualsiasi cosa, anche la cosa più sciocca. Sì, cani da guardia, e se di solito, ma questa volta che dovevano affrontare le vittime proprio, non hanno affrontato assolutamente niente, cioè nel senso hanno evitato qualsiasi confronto, discussione, esatto, e addirittura... Da come hanno trattato questo ragazzo, vittima, cioè non è vittima, che fosse un giornalista, ma era proprio una vittima, se ne sono ben curati di prendersi gli interessi o di garantirgli qualcosa, insomma. Gli hanno mandato avanti i classici, avvocati, gli hanno mandato avanti personaggi che... Beh, uno può mandare anche un avvocato, ma l'importante è che abbia la capacità di comprendere o l'onestà della situazione. Se invece proprio... gli si è chiesto a questo ragazzo, a Marco Marchese, 200.000 euro perché denunciando avrebbe rovinato l'immagine della Chiesa. Ma d'altronde, sai, si può fare qualsiasi cosa. Quando il loro Paolo Apostolo dice alla lettera ai Romani, dice: ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? Cioè, e vedi... Appunto, c'è il punto fermo che tu capisci, che non si è buoni spostare, c'è il paletto fisso che tu capisci. Cioè, tutto si può, come dire... Per la gloria di Dio si può fare qualsiasi crimine. Esatto. Ma non si può toccare l'aria, non si può toccare quell'icona, diciamo... raggiante, davvero, non si può toccare quel tabù, ripetiamo ancora quel totem, se puoi toccare tutto, se puoi far tutto, se puoi sacrificare, diciamo, anche mesa chiesa, diciamo, no, mesi personaggi, però là non si può non si può toccare. Bene. Dopo qua no, aspetta che tengo un articolo. Sull'argomento, sulla cosa in tematica della trasmissione, perché appunto oggi volevamo dedicarla a visto. Penso che Don Di Noto si è arrabbiato con Claudio. Si è arrabbiato con Claudio? Don Di Noto. Hai sentito il messo della trasmissione, sì. Sì. Allora, che se provi cristiana la carta dei diritti, cioè deve essere che la carta dei diritti europea deve essere cristiana, tutti d'accordo qua, su Repubblica di oggi. Mm. E ora è un articoletto piccolissimo. Sì, però Ivano, io vorrei rimanere sulla tematica della trasmissione proprio perché è importante. Sì. Vabbè, casomai ci sentiamo stasera per quelle altre cose, d'accordo? Sì. Bene, ciao Ivano. Sì, ciao.
Sì, io qua ho ricevuto un fax da Ivano Del Mai, dice: caro Francesco, oltre al prete bisognerebbe tagliare le puntini puntini anche all'avvocato. Ciao Ivano Del Mai. Sono d'accordo fino a un certo punto con Ivano, perché il problema non è tagliare la testa o qualcos'altro a qualcuno o a un sacerdote o a una persona. L'importante è tagliare la testa al Gesù di Nazareth e soprattutto a Dio, e soprattutto che nelle teste delle persone non entri più l'immagine di un presunto Gesù buono e positivo, di un Gesù che racconta altre cose. Sappiamo appunto che la pedofilia, la violenza non derivano da cattivi sacerdoti o da gente che mette in pratica male il Vangelo. In realtà tutte queste cose avvengono perché è la predicazione di Gesù il criminale che porta alla violenza. Sì, pronto? Francesco e Giampaolo. Ciao. Sono all'unisono con te, hai sintetizzato in maniera meravigliosa quello che pensavo dentro di me. Ti ringrazio, Francesco. Ciao. Ciao, grazie Giampaolo. Difatti appunto il problema è proprio questo, perché noi non possiamo pensare di fermare la violenza quando questa violenza trova il sistema di riprodursi. Cioè, noi dobbiamo andare a identificare da dove è l'origine, cos'è che la provoca. Ivano, che si occupa ad esempio benissimo delle persone esposte all'amianto, sa benissimo che è inutile curare una malattia o un malato, bisogna trovare dove esiste la forma di inquinamento, da dove deriva, ed eliminare il contatto con la stanza nociva. In questo caso noi abbiamo un dovere che è fortissimo, che è basilare. Di fronte alla mostruosità di un messaggio che compete soltanto violenza, che invita alla violenza, alla ferocia, noi dobbiamo smascherare questa parvenza di messaggio buono e positivo e dire che in realtà è un messaggio criminale. Sì, pronto? Ma purtroppo l'ascoltatore ha riattaccato. Ed è questo il lavoro più difficile, perché tutti quanti sono pronti qui a correre dietro all'immagine di un Gesù positivo, di un Gesù che dice qualcosa di interessante. In realtà il Gesù non dice assolutamente niente, perché fa una grande discriminazione tra chi crede in lui e chi non crede in lui. Anche la famosa frase dei bambini: se uno fa uno scandalo a questi bambini che credono in me, benissimo, mette la condizione che i bambini non devono essere scandalizzati se credono in lui. E questo è veramente... è un comportamento che non rientra nella civiltà e nella comunità. Sei pronto? Per rubare si roba liberamente. Va bene, cioè, non so, sta andando a ruota libera, perciò non lo facciamo passare. Allora, questo è il discorso basilare. Noi dobbiamo sempre essere attenti, precisi, non lasciarsi ingannare da sacerdoti che vanno a raccontare delle cose, perché in realtà è come in qualsiasi cosa. In qualsiasi organizzazione, in qualsiasi gruppo, esiste chi dirige, chi si occupa della cucina, chi si occupa della logistica, chi si occupa delle idee, chi si occupa della diffusione. E non dobbiamo appunto fermarsi di fronte alla campagna pubblicitaria che si viene proposta, dobbiamo capire e risalire all'origine del problema. Sei pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì. Senta, io ho sentito adesso la vostra trasmissione, sì, ho sentito l'intervista lì, sì, che è stata fatta, non l'intervista, sì, la, sì, trasmissione che... Sì, quindi vai, manderai tre. Manderai tre. E sono stata sconvolta da quello che ho sentito, ma sono stata ancora più sconvolta da quello che ha detto lei dopo, che non riesco a capire che tipo di radio sia la vostra. Beh, e tu, cioè, che persona sei? La chiesa, la vostra. No, assolutamente. Ma perché parlava di questo... Com'è che parlava di questo Dio negativo? Perché diceva queste cose? Non ho recepito questo il Dio di allora, un cristiano che si comporta male non lo fa per una sua debolezza individuale, lo fa perché ha una... La sento malissimo. Vediamo se mi senti parlare. Un cristiano lo fa perché crede in una visione del mondo che gli è stata prospettata da una figura criminale come quella di Gesù Cristo. Perché figura criminale Gesù Cristo? Scusi. Quando nella parabola delle mie dice: prendete quelli che non volevo che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me, come lo definisci? Quando dice che quando un suo seguace deve odiare tutti, anche se stesso. Un suo seguace deve odiare, sì, tutti, anche se stesso. Sì, Gesù dice... Scusi, ma lei non conosce proprio qual è la dottrina cristiana? Cosa? Ma tu l'hai letta la Bibbia, scusa, l'hai letta? Ma la... Gesù non ha mai detto che bisogna odiare gli altri. Come? Scusa, ma... Che vadano in onda... Sta attenta, ma ti sei letta i Vangeli, scusa? Ti sei letta i Vangeli di lui? No, scusa, ti sei letta Topolino o i Vangeli?
intanto questo è offeso se le tiene. No, scusa, allora, se tu ti vai, prima ti leggi i Vangeli, prima ti leggi i Vangeli, poi vieni qui a discutere parlando di quello che sono i Vangeli. Ti prendi la parabola delle mine in cui Gesù dice: prendete quelle che non volevo che su di loro, sgozzateli davanti a me. E Gesù dice sempre nel Vangelo di Luca: se uno non odia suo padre, sua madre, la sua stessa vita, non può essere mio seguace. C'è scritto nella Bibbia, mica l'ho scritto io, è il tuo libro sacro, non è il mio libro sacro. No, sai cos'è la Bibbia e cosa sono i Vangeli? Sono due cose diverse. No, la Bibbia è un libro sacro unico, comunque la predicazione di Gesù che nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Luca, dice questo ed è testuale. Se mi dai due secondi ti recupero la citazione biblica e quel versetto, però tu che dici che leggi la Bibbia mi sembra che mi stai ingannando, nel senso che non l'hai letta. Io leggo la Bibbia, tu mi hai chiesto, hai mai letto il Vangelo? Sì. Allora, hai letto il Vangelo di Luca? L'hai letto il Vangelo di Luca? L'hai letto il Vangelo di Luca? L'hai letto sì o no? L'avrò sentito tante volte. L'ho sentito, scusa, io come lo sono letto, tu vieni a farmi la filippica a me dicendo che non hai scritto questo, no, prima te lo vai a leggere, dopo che te lo sei letto, noi possiamo anche discutere. Sono sconvolta. Sono contento che tu sia sconvolta e mi dispiace non sconvolgerti ancora di più. Radio, quattro beduini che dicono scusa. Scusa, cosa abbiamo detto di falso? Ma scusa, ma cosa? Dove abbiamo. Scusa. Questo criminale, Dio, c'è veramente. Certo, Gesù è un criminale che incita alla violenza, che chiede violenza, che impone la violenza, che pratica la violenza. Incita violenza. Ma scusa, ma ti sei letto i Vangeli? Ma ti sei letto i Vangeli? Ma te li sei letti? Ma vergogna, di cosa dovevo vergognarmi? Ma che esiste una perché ti racconto qual è il tuo vero Gesù? Perché ti dico qual è il tuo vero Gesù, qual è la vera immagine criminale di Cristo che è solo un violento? Ti sei letto nel Vangelo di Marco che va in giro con quel bambino nudo? Te lo sei letto il Vangelo di Marco? No? Va in giro col bambino nudo. Ma secondo l'arrestano nel Getsemani? Che trovano che scappa via un bambino nudo che era assieme a lui, te la sei letto il Vangelo di Marco? O non hai letto neanche questo? Ma scusa un attimo, ma posso chiedervi di che religione siete in quella radio lì? Questa radio non ha una religione, ha una visione del mondo, io sono un pagano, io sono. No, ma stavate trattando, io sono in giro per lavoro, ascoltate, le persone sono detto, sì. Ma guarda che bravi che fanno sentire anche queste cose, che comunque sono sì. Scandalose, sono d'accordo con voi. Sì. Ma. E dopo che cominci a dire che. Bisogna capire l'origine del male, scusa. Cioè, se tu constati una cosa, devi trovare le meccaniche per cui si arriva a quella cosa. Le ragioni del male ci sono, non sono. Se tu ti scontri con un'altra macchina, bisogna capire perché si è scontrata e noi stiamo cercando il motivo. In realtà, certo. Se questi sacerdoti si comportano così, lo fanno perché il loro Gesù gli ha detto di fare così. Porta i preti alla pedofilia. È il Gesù che porta, è il Gesù che obbliga i preti alla pedofilia. Giustamente, appunto. Che bestemmi, non sto bestemmiando, ma no, quando, dove, chi ha bestemmiato? A parlare alla radio che tutta la gente ti ascolta. Ma chi sta bestemmiando, scusa? Per favore cosa? Che favore dovrei fare? Che favore ti vorrei fare? Non ricordate che Gesù è un mostro? Che nessuno ti sente, sia così. Ma scusa, sei tu che stabilisci cosa posso dire o dove devo dirlo? Hai tu da questa autorità? Ti senti no. L'inquisitore? Ma no. Ti senti l'inquisitore? No, ma sono sconvolta perché è positivo perché il fatto che tu sia sconvolta è un fattore positivo, significa che ti stai rendendo conto che ti hanno ingannato, che ti hanno raccontato un Gesù che è buono, in realtà è un Gesù malvagio, cattivo, feroce, criminale. Veramente, complimenti perché sai la verità. No, io non so, è un dato di fatto. Se tu che racconti il tuo libro sacro che racconta cos'è Gesù, insomma, basta prendersi la Bibbia e leggersi. Ma se non ti piace tanto, se vuoi scusa, io faccio quello che voglio, a me piace, io faccio quello che mi piace e tu non mi. Di un cretino! Grazie, molto educata. Come vedete, di fronte ai cristiani li fai riconoscere e li fai capire qual è il loro Gesù, che in realtà è una persona che chiede violenza, pratica la violenza, la va a predicare e dice che odia il mondo. E se si avesse letto i Vangeli questo l'avrebbe capito, i cristiani gli dicono alla fine che non devi dire questo. Bene, purtroppo siamo alla fine della trasmissione e io devo lasciare spazio al caro amico Alvise che vi parlerà di qualcos'altro e noi ci sentiamo questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Io ricordo che questa sera a Montecorvo Tabern Pub in Bocca in via Aureliana 11 c'è il mutuo dei pagani del Vica del Vento. Ciao a tutti.